Ciao Andrea, siamo finalmente giunti al confronto tra le Vanish Carbon e Vanish Tempo di Altra, le due ammiraglie di questa azienda americana zero drop, ma secondo me non sono così zero drop e quindi possono essere utilizzate anche da un maggior numero di podistiamatori. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Il problema non è lo zero drop qua, è che ci hanno messo più schiuma del solito e quindi diventano scarpe un pochino più per molti, perché davvero uno zero drop con minimale è davvero difficile da portare per più tempo, e invece queste qua hanno un po' di schiuma e diciamo che salvano abbastanza. Paradossalmente zero drop rigido è comunque complicato, ma in questo caso secondo me sembra che dal punto di vista dell'utilizzo possano essere utilizzate, come già dicevi, da più persone. Secondo te in effetti a chi sono adatte queste due scarpe? Bah, guarda, qua ti dirò, sono delle scarpe che vanno bene un po' per tutti, perché non sono estreme, hanno comunque una bella base d'appoggio, quindi vanno bene anche per dei lievi pronatori, hanno abbastanza schiuma, quindi vanno bene anche per degli atleti un po' più pesantini. Se sempre lì, ovvio che sopra i 5 al chilometro non so se le utilizzerei, o al massimo utilizzerei solo la tempo. A livello di tomaia, come le hai viste nello spazio, nell'avampiede, cosa ne pensi? Secondo te stesso numero per entrambe oppure magari mezzo numero in più? Allora, me ne sono messe i piedi adesso, ma devi darmi un secondo che me le ritolgo così controllo i numeri. No, aspetta che te le tiro, dai, aspetta, 1, 2, 3. Allora, le ho messe sui piedi perché così volevo riprovare le sensazioni mentre facevo il video. Sono tutte 2 9 e mezzo. 9 e mezzo, quindi il mio numero, ti dico che sono giuste. Forse potrei azzardare un mezzo numero in più. Io andrei anche quasi di mezzo numero in più se voglio stare un attimino più tranquillo. Diciamo che il piede ci sta dentro giusto, in larghezza va benissimo, un po' in lunghezza che lesinano. E invece secondo te la tomaia come l'hai vista e che sensazione ti hanno dato? La tomaia è praticamente identica, un pochino più solida quella della Tempo, un pochino più racing quella della Carbon. In avampiede sono praticamente identiche, cambiano un po' nel tallone, qua praticamente è tutto molto morbido e questo pezzettino qua che è praticamente solo come se fosse della finta pelle e un pochino di morbidezza nel tallone, invece la Tempo qua incomincia ad essere molto più strutturata, al collare molto imbottito. E dal tuo punto di vista, a livello di design, questa cosa rende una delle due scarpe più stabile oppure no, perché l'altra ha la piastra in fibra di carbonio? La rende sicuramente più comoda per i lavori lunghi la Tempo, mentre questa qua la senti che è un pochino più racing, quindi ti dà l'idea solamente di essere una scarpa un pochino più leggera e scarica, quindi per farti andare forte. A livello di intersuola, hanno entrambe la stessa intersuola e GoPro, cosa ne pensi e secondo te quale delle due è più veloce? Con il carbonio che ha la Carbon la sento comunque più dura e reattiva, l'altra la sento comunque più morbida, è una scarpa adatta agli allenamenti, secondo me anche a qualche gara più lunga, per dirti. Mentre la Carbon la utilizzerei sulle 10 km e le mezze maratone al massimo. Guarda, l'idea di Altra è quella di bloccare il tallone, di bloccare il collo del piede e di renderlo quindi saldo e di non farlo muovere nella scarpa. Devo dire che ci sono riusciti anche con questi due modelli, poi ti dico molto simili, se non quasi uguali come allacciature, quindi devo dire bene tutte e due. E invece a livello di battistrada, parlavamo nel primo video di qualche sensazione abbastanza strana, come le hai viste? Secondo te sono simili e come influenzano queste due scarpe a livello di battistrada il comportamento nella corsa? Guarda, ti dico, il battistrada è l'unica roba che non mi ha fatto impazzire, è troppo plasticoso e in effetti si è visto un po' nei consumi che si consuma come se fosse plastica e non come se fosse gomma. Non ho capito sinceramente questa scelta, ne avrei messo magari un po' di meno, un po' di gomma più morbida. E invece a livello di flessibilità, una è molto flessibile, l'altra è chiaramente molto più rigida,
cosa ne dici sulle varie tipologie di allenamento? Non vorrei che questa flessibilità diventi un po' il drop della situazione. Sì, è più flessibile sicuramente la tempo, che la rende solamente più morbida e più comoda l'allenamento. In gara, per assurdo, la poca flessibilità della carbon invece me la rende un pochino più sprint. E secondo te suggeriresti di comprarne una sola o tutte e due, e in questo caso come imposteresti le varie tipologie di allenamento e gara per queste due scarpe? Sempre il solito discorso, secondo me. Se sono un atleta abbastanza veloce che mi avvicina tra il chilometro o vado sotto, cioè vado a 3 km o poco più, prenderei tutte e due, la carbon per fare le gare e la tempo per fare gli allenamenti. Se invece sono un atleta che si avvicina di più ai 5 al chilometro, utilizzerei solamente la tempo senza scomodare la carbon per fare allenamenti e gare. E secondo te comunque queste due scarpe ti consentono di correre velocemente o comunque molto velocemente grazie alla mescola Ego Pro? Ma sicuramente poi anche l'idea del correre di avampiede secondo me aiuta molto nella corsa forte, diciamo, con la svelta. Ti faccio una domanda finale a livello di pricing, so che comunque ne parli e ne parliamo spesso offline, non le ritieni un po' troppo tra virgolette costose e quindi forse dovrebbe l'azienda americana abbassare un po' i prezzi? Io non sono studiato, parlo di pricing per noi atleti che dobbiamo pesare anche un po' il portafoglio, e capisco un po' il prezzo dell'azienda perché tra virgolette le vendono poche, è una società di nicchia, è una marca di nicchia, e quindi ovvio che se costassero un po' di meno sarebbe meglio. Però capisco anche che per loro è diverso lo spalmare il prezzo. E, guarda, l'unica cosa che ti dicevo era che secondo me che mi lascia un po' così è che hanno creato anche loro un po' troppi modelli. Per essere un'azienda così piccola dovrebbero farne due da lenti, la tempo e la carbon e basta, secondo me. Sono assolutamente d'accordo con te. Chiaramente noi cerchiamo di spiegare al meglio tutte queste tipologie di scarpe, però la qualità di questo marchio è in dubbio e credo che lo vediamo giorno per giorno, sfornano nuovi modelli ma di una qualità davvero eccezionale. Ma guarda, su quello sono d'accordo, sono scarpe un po' di nicchia perché ancora non hanno preso troppo piede nel mercato se non quello da trail, però devo dire che sono delle belle scarpe. Va bene, grazie Andrea, divertiti in vacanza. Non so se te l'ho già detto, ma ci vedremo sicuramente a Livigno. Vediamo se ci vedremo a Livigno. Anche perché sto cercando di capire se riesco ad andare all'ultra trail del Mont Blanc, non a correre, ma magari a incontrare i nostri amici di Altra. È comodo andare fino a Chamonix da casa tua, è proprio un tiro di schioppo. Va bene, grazie, ciao!